Gigi Sgarbozza è una grande occasione di festa, non si può dire di no quando a chiamare è un vulcanico Vincenzino Santoni. Cristian, è proprio così, io raramente in questi ultimi tempi partecipo alle feste, sono rientrato in Rai comunque grazie ad Auro Bulbarelli, un grandissimo direttore che mi ha ripreso per il Giro d'Italia e il Tour de France, e quindi è stato per me un motivo di grande orgoglio dopo 3 anni che sono stato fuori, e queste sono feste che Vincenzo Santoni merita le cose più belle, perché fa sempre una grande promozione del territorio qui nelle Marche, insomma. Ha diretto grandi squadre come l'Acqua e Sapone, la Domina Vacanze, soltanto che questo è un momento, caro Cristian, che il ciclismo professionistico non se la passa molto bene, perché è un mondo che è rimasto troppo fermo a certe regole. Stavo parlando proprio con alcuni amici, con Giovan Battista Baronchelli, ma ancora noi pensiamo che un corridore che vince una Milano Sanremo, un Giro delle Fiandre, ancora prende 20.000 euro di premio. Recentemente è uscito fuori un tennista emergente, Sinner, ha partecipato al torneo di Milano, in 4 giorni ha vinto un montepremi di 250.000 euro, poi ha fatto un torneo di terza categoria in Alto Adige, nella sua regione, e in 3 giorni ha guadagnato altri 70.000 euro. Oggi i giovani sono attratti dagli sport che guadagnano, che ci sono i soldi, e stiamo perdendo qui tanto come popolarità. Il ciclismo, se prima era negli anni 60, inizio anni 60, fino agli anni 70, era il primo, secondo sport dopo il calcio, c'era il ciclismo, invece è retrocesso in decima posizione. Bisogna rivedere queste regole, aumentare i montepremi della corsa. Marta Bastianelli ha vinto il Giro delle Fiandre prendendo 1.500 euro. Basta, bisogna rivedere le regole, altrimenti il ciclismo professionistico fra qualche anno non ci sarà più. Se è in decima posizione, oggi sarà la 30ª posizione come popolarità se continuiamo di questo passo. Ecco, Gigi Sgarbozza è tornato in Rai, a molti mancava questa genuinità, questa esperienza, questa professionalità. Ma io, grazie al grande pubblico, devo dire che mi ha reso popolarissimo, mi ha sempre amato, perché il pubblico che sta a casa, che vede la televisione, capisce con quali sentimenti uno fa lo sport. Io l'ho sempre fatto con i sentimenti veri, so leggere la corsa, perché ho fatto il corridore professionista, ho corso con grandi campioni, Merckx e il povero Gimondi, che purtroppo recentemente abbiamo perso, con tanti grandi campioni, e tutti mi riconoscono questo pregio ancora. E quando leggo la corsa vedo alcuni errori che fanno i corridori di oggi e i direttori sportivi, lo riporto in un dibattito televisivo. La gente vuole questo, perché se tutti sono d'accordo in un dibattito televisivo spengono la televisione e non vedono niente. Prendiamo 2 ultime parole per Vincenzino Santoni, che sostiene l'attività ciclistica giovanile con una gara per allievi. È sempre vicino agli amatori ed è vicino al mondo dei professionisti. Questa è una promozione del ciclismo a 360 gradi. No, Vincenzo ha una grande passione, infatti riesce a organizzare queste feste qui, è tutto pieno la sala di tutti appassionati di ciclismo, con grandi ospiti, e merita le cose più belle.